Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Easy Trading. Ecco a voi un nuovo video. Oggi parliamo un po' della situazione dei mercati, facciamo anche qualche puntata su qualche azienda che mi avete richiesto di valutare e soprattutto parliamo un pochino anche di come sta andando Bitcoin, di qualche strategia sulle materie prime che ho applicato in questi giorni e vi farò vedere anche quali sono stati i miei ragionamenti. Detto questo, partiamo subito con quella che è la situazione dei mercati. Venerdì, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, considerando che comunque si era partiti abbastanza male con gli ultimi giorni, soprattutto qui lo vedete sul Nasdaq, abbastanza contrastati, dove ci sono stati diversi spike verso il basso a cercare di sfidare le medie a 21 periodi e medie a 19 periodi. Venerdì, dicevo, il Nasdaq si è comportato, come anche tutto il resto del mercato americano, in maniera abbastanza strana rispetto ai soliti venerdì, dove di solito ci sono le prese di posizione, per cui i mercati tendono a essere abbastanza piatti se non negativi. E quindi il balzo del Nasdaq a 1 più 1,34%, che ha portato il rialzo Wall Street, e non solo, perché anche il Dow Jones, se andiamo a vedere, anzi, guardiamo prima l'S&P 500, guardiamo il future. Guardate anche l'S&P che non ha avuto lo stesso balzo del Nasdaq, ma si è comunque portato sopra la media a 200 periodi e sopra la quota 3000. E questo è un ottimo segnale, soprattutto perché ci fa capire che la forza in questo momento dei mercati finanziari sembra essere davvero più forte, scusate il gioco di parole, più forte di quello che ci si poteva aspettare. Quindi stiamo tornando, non siamo ancora ai livelli di febbraio per quanto riguarda il Dow Jones, scusate, l'S&P 500, ma neanche per il Dow Jones, ma il Nasdaq invece sì, ci sta arrivando molto 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 velocemente. Quindi l'indice dei tecnologici in questo momento sta guidando un pochino la riscossa insieme a tutto il resto. Quindi da un punto di vista tecnico, lo Standard Poor's ha superato la media 200 periodi, ha superato la soglia dei 3000 e quindi è entrato in un territorio altamente positivo. Detto questo, come mai tutto questo ottimismo? Siamo sempre alle solite, i mercati finanziari sono lontani dalla realtà e quindi tendono ad anticipare, se volete, un po' quelle che possono essere le economie oppure a travisare quelle che possono essere le economie reali. Questo poi scegliete voi come volete interpretarlo. Sta di fatto però che le notizie macroeconomiche non sono bellissime, soprattutto per il numero di disoccupati negli Stati Uniti che continua a crescere, per i problemi interni di Trump, adesso anche con le ultime rivolte, purtroppo causa il problema che c'è stato a Minneapolis, e che sta scatenando diverse manifestazioni anche piuttosto violente nel giro degli Stati Uniti. In più c'è la trade war con la Cina. Adesso Trump ha trovato un alleato in Boris Johnson, quindi già quei due sembrano fratelli separati alla nascita. Adesso Chip e Chop si sono messi insieme e hanno deciso che useranno pugno duro contro la Cina, rea di aver stretto ulteriormente la sua influenza su Hong Kong, che piano piano sta perdendo purtroppo il suo status di libertà. Quindi cosa succede? Succede che Trump ha deciso che verranno tolte tutte le agevolazioni economiche e fiscali di cui Hong Kong beneficia nei rapporti commerciali con gli altri paesi, soprattutto con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti, e quindi, non essendo più, diciamo, uno stato libero, non essendo più uno stato indipendente, perché ormai sarà sotto la dipendenza di Pechino a tutti gli effetti. Queste, diciamo, agevolazioni verranno tolte e questo ovviamente comporterà non pochi problemi, soprattutto sui mercati di quell'area lì. Mi viene da pensare soprattutto alle aziende dell'orbita, diciamo, dell'orbita asiatica, che fanno affari con l'Occidente, soprattutto che si devono rifornire da componenti elettronici in Occidente o da materie prime, soprattutto. Quindi per i semiconduttori, per i microchip, per altre cose. E quindi la cosa potrebbe prendere una piega un
abbastanza sgradevole, ma staremo a vedere come evolverà. Siamo in periodo di elezioni, quindi campagna elettorale per Trump, per cui deve cercare di risolvere velocemente il problema, non può portarselo troppo a lungo, altrimenti gli torna indietro come un boomerang, e questo lui lo sa bene. E già ne ha diversi problemi, già il problema interno col Covid, adesso il problema interno delle rivolte, quindi ha un bel po' di lavoro da fare. E detto questo, comunque i mercati, come potete vedere, siamo ormai giunti vicini al record di febbraio, eccolo qua, e ci manca più poco e davvero questo ci fa davvero davvero sorridere, ma noi non dobbiamo farci condizionare da questo, dobbiamo soltanto cercare di cavalcare l'onda, per così dire, e racimolare le briciole che le grandi balene o i grandi squali che volete ci lasciano, quindi va bene così. E un'altra cosa su cui possiamo andare a vedere, andiamo a vedere cosa sta facendo Bitcoin questo weekend. Guardate che si è riportato di nuovo a toccare la trend line dinamica che vi ho disegnato nelle scorse settimane. Come vedete, continua a seguirla molto molto bene. Questo significa che comunque il trend rialzista è ancora abbastanza marcato, anche se qui, come potete vedere, siamo in una fase di lateralizzazione. Vedete, siamo dentro questo canale tra i 10.000 e gli 8.005, su cui si sta muovendo ormai da un po' di settimane, vedete? E finché non rompo o in un verso o in un altro, tendenzialmente il mercato resta un po' stabile, però, ripeto, sul lungo termine per me il mercato resta rialzista. Poi volevo farvi vedere una cosa su euro-dollaro, perché? Perché io euro-dollaro sono andato a chiudere la mia posizione long proprio venerdì, perché a un certo punto mi sono reso conto che il prezzo stava girando e quindi cosa ho fatto? Ho deciso di andarlo a chiudere. Quindi ho chiuso la mia posizione long esattamente a poco sotto gli 1,12, adesso se non ricordo male, perché qui ha cominciato a girare. E io ho chiuso la posizione più o meno qua intorno ai 1,112. Dopodiché, cosa ho fatto? In chiusura di serata ho visto che il prezzo aveva scontato, aveva scaricato la forza. Sono entrato di nuovo in acquisto più o meno su questi livelli qua, basandomi proprio su cosa? Su questo volume. E ora, qual è stata la cosa che mi ha fatto scattare l'allarme che il prezzo stava girando? Questi qua, come potete vedere, sono i volumi di sessione. Come ben sapete, i volumi di sessione sono quelli che vi indicano la quantità, diciamo, di scambi, dove si sono concentrati gli scambi più la maggior quantità di scambi rispetto a un determinato periodo di tempo. Qui siamo su 2 ore, vedete? Ve lo porto anche un pochino più in basso, magari portiamolo sull'ora, vediamo se... Eccolo qua. E vedete che cosa è successo in chiusura di serata? A metà pomeriggio questo volume, questa diga rossa qua, il POC, quindi in realtà si era assestato su questi livelli. E lì mi è scattato un allarme, perché ho detto se il POC si assesta su questi livelli in questo momento, vedete, era arrivato più o meno qui, qualcosa sta cambiando e quindi significa che il prezzo stava girando. Allora cosa ho fatto? Ho inserito uno stop loss corto, un trailing stop loss, e qua sono andato a chiudere la mia posizione. Poi cosa è successo? Ho continuato a tenere monitorato il prezzo e in chiusura di giornata cosa è fatto? Il POC è cambiato, da qua è passato qui sotto e qui per me c'è stato un segnale di cambiamento di nuovo del prezzo, quindi di una nuova rotazione. E io qui sono entrato e guardate, vi faccio vedere. Sono entrato anche perché è andato a rimbalzare esattamente sulla media a 21 periodi. Vedete, questa è la media esponenziale a 21 periodi che io uso molto spesso per le mie strategie. E andando a rimbalzare su questa media ho deciso che qua era il caso di tornare dentro nella coppia. Quindi sono di nuovo entrato long e staremo a vedere. Non mi aspetto un grosso rialzo, anche se tendenzialmente, diciamo, sul dollaro, l'euro nel lungo termine potrebbe avere un gioco più fortunato, quindi potrebbe avere più forza e quindi potremmo vedere di nuovo l'euro portarsi intorno agli 1,12, magari anche 1,13, perché no? Ma staremo a vedere, questi sono discorsi molto 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 di lungo termine. Nel frattempo questo lo chiudiamo perché altrimenti
Poi volevo farvi vedere un po' cosa stava succedendo sul giornaliero e vedete, sul giornaliero cosa era successo. Io ero entrato qua proprio sulla rottura della media 200 periodi perché per me questo era un segnale di rialzo molto interessante. E infatti guardate che bella cavalcata qua, abbiamo fatto già diversi trade su questa cavalcata qua e anche su questa discesa qua. E quindi in questo momento, diciamo, io sono rientrato un pochino più in basso, qui poco sotto gli 1,11 e la mia visione è che che la coppia euro-dollaro possa continuare a salire e magari portarsi a sfidare un obiettivo molto 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 ambizioso anche gli 1,14, staremo a vedere, diciamo, quantomeno almeno sul breve periodo. Ma qua le cose cambiano velocemente perché poi il dollaro è una moneta usata come bene rifugio, viene usata anche come termine di confronto su molti mercati, anche per le materie prime, quindi c'è da fare molta molta attenzione quando si fa trading su Forex, perché bisogna conoscere bene i movimenti, bisogna conoscere bene gli eventi che ci possono essere nel corso della settimana, della giornata, e quindi c'è il rischio comunque di farsi molto male. Quindi, parlato dell'euro-dollaro, andiamo a vedere cosa è successo, per esempio, al petrolio, che ha toccato nuovi massimi del periodo, andando a toccare i 35 dollari. Qui siamo sul contratto di luglio, sul future di luglio. Qui, come vi avevo fatto vedere nelle scorsi video, avevo ipotizzato uno short che poi in realtà ho aperto e anche chiuso un pochino più, in maniera molto più corta di qua, perché poi, come vedete, ieri il prezzo è tornato indietro ed è andato, teoricamente andava a prendersi uno stop loss. Quindi spero che chi ha seguito questo trade abbia chiuso le proprie posizioni prima, perché altrimenti qua vi siete presi uno stop loss abbastanza doloroso, anche se non grave. Altro trading molto 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 interessante che sto seguendo è quello dell'oro. Sull'oro sono già entrato e uscito diverse volte, proprio perché stava girando intorno a questa quota qua di 1,720, che per me è una quota molto molto importante. E cosa è successo? Che qua, stesso ragionamento, vedete cosa c'è? Questo siamo sempre sui volumi di sessione, qui siamo sul time frame di un'ora. E cosa è successo venerdì? Venerdì, metà pomeriggio, l'oro ha cambiato direzione. Vedete qua cosa è successo? C'è stato questo POC qua di sessione che ci ha fatto capire che qua qualcosa stava succedendo e quindi il prezzo ha girato. Benissimo. Tutto questo a me va bene perché non sono ancora entrato sull'oro perché dopo che ho chiuso l'ultima posizione ero rimasto fuori perché aspetto che l'oro torni indietro perché secondo me può tornare di nuovo su questi livelli qua o anche più in basso e nel caso torni su questi livelli qua o anche un pochino più in basso, se ci saranno di nuovo le condizioni per poter aprire un long, lo farò sicuramente perché, come vi ricordo, il mio obiettivo sull'oro è intorno a 1,780-1,8, ma sul lungo periodo, quindi vedremo. Poi, giusto perché siamo ancora in discussione, diciamo, siamo ancora in tema di materie prime, vi faccio vedere cosa sta succedendo sul cotone, perché il cotone ieri è andato di nuovo in ribasso, vedete, e sta seguendo questa trend line qua. Spero che in settimana possa riprendersi e seguire la stagionalità, altrimenti mi vedrò costretto a chiudere la mia posizione che in questo momento è leggermente in perdita, ma non voglio tenerla troppo per le lunghe perché rischia di andare incontro a un stop loss un po' troppo pesante. Mentre un aggiornamento ve lo porto anche sull'altro trade che abbiamo visto sullo spread trading sui semi di soia. Come vi avevo detto, qua era tornato indietro, ci eravamo lasciati che il prezzo era tornato indietro e era tornato indietro in maniera abbastanza brusca e anche un po' pericolosa. E negli ultimi 2 o 3 giorni, come vedete, invece è tornato proprio sui livelli che vi ho segnato, che vi avevo fatto vedere nei giorni scorsi. Guardate, ve li disegno qua, eccolo qua. Vedete, questo livello di prezzo qua è un livello di prezzo che questo spread cede molto. Quindi io settimana prossima molto probabilmente chiuderò lo spread perché chiuderò la mia posizione perché non voglio andare ad arrivare a scadenza, diciamo, della stagionalità che comunque è qua giù, ma non voglio andare oltre questa scadenza qui che è quella che mi dovrebbe garantire il massimo guadagno, speriamo. Questo è uno spread in vendita, qui stiamo vendendo
stiamo vendendo, stiamo comprando la gamba di settembre e stiamo vendendo la gamba di gennaio 2021. E quindi staremo a vedere come andrà. Per il momento il trade è inattivo e spero di poterlo chiudere un pochino più sotto, più o meno su questi livelli qua. Quindi andiamo più o meno su intorno ai meno 12, meno 12 e 25. Staremo a vedere settimana prossima andrà. Ultima cosa, qualcuno mi ha chiesto di fare una piccola analisi su Aston Martin. Allora andiamo a vedere Aston Martin. Prendiamo. Ne abbiamo tante, prendiamo quella americana, vediamo un po'. Allora, prendiamo il mercato americano che mi sembra molto 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 volatile, vediamo un po' se ci abbiamo un riferimento un pochino più. Allora, Aston Martin, abbiamo il mercato americano, il mercato tedesco. Vediamo un po', questo è sul mercato inglese. Ok, allora vediamo un po' cosa succede ad Aston Martin. Questo è il mercato inglese. Allora, cosa vediamo su Aston Martin da un punto di vista puramente tecnico? Intanto vediamo che viene da un periodo abbastanza difficoltoso a quanto pare. Qui siamo quindi sulle sterline, accipicchia, guardate com'è sceso. Adesso non so se fa fatica a caricare o proprio più di così non ce n'è di storia. Vediamo se andiamo sul settimanale se ci fa vedere qualcosina in più. No, sembra che lo storico per il momento parte dal 2018. Ok, io non ho mai seguito molto questa azienda, per cui allora praticamente parte dal 2018, quindi ottobre 2018 con 600 sterline. Wow. Un valore veramente enorme, e cosa ha fatto? Ha continuato a scendere costantemente e siamo arrivati a 55. Vedo che siamo, da un punto di vista tecnico, tra l'altro, arrivati a soffrire abbastanza la media a 50 periodi. Guardate qua, finalmente nei giorni scorsi è passato la media a 21 periodi e adesso sta affrontando la media a 50 periodi. Ok, allora, da un punto di vista squisitamente tecnico, cosa possiamo fare? Andiamo innanzitutto a misurarci i volumi, così almeno capiamo anche se c'è qualche cosa che possiamo vedere, soprattutto se ci risponde il grafico, perché in questo momento non ci vuole rispondere. Però vabbè, nel frattempo che aspettiamo che il grafico riprenda vita, vi racconto due cose su Aston Martin. Allora, cosa sta succedendo all'azienda? L'azienda negli ultimi mesi ha fatto un aumento di capitale, cioè ha delle grosse difficoltà, e soprattutto negli giorni scorsi, in questa settimana, ha cambiato l'amministratore delegato. Quindi il nuovo AD di Aston Martin sarà Morris, che è il numero uno di Mercedes AMG, che fa capo comunque alla casa Daimler, e con un'ottica di rilancio. E intanto con un'ottica di rilancio cosa ha fatto Aston Martin? Intanto vi faccio vedere, diciamo, più o meno il mitico simbolo di Aston Martin. Ricordate le due ali bellissime? Gli Aston Martin piacciono molto, delle macchine soprattutto negli anni passati, bellissime. Per chi piacciono i film di James Bond se ne ricorderà sicuramente qualcuna. E anzi, a tal proposito, in questi giorni l'Aston Martin ha ripreso la produzione in modalità molto limitata della DB5. La DB5 è la famosa Aston Martin di James Bond dei film del 1960. Ne verranno prodotti pochissimi esemplari, mi sembra una trentina, per un prezzo medio di 3 milioni e mezzo di dollari. Quindi, ragazzi, se avete la fortuna di potervene comprare una, beati voi. Detto questo, questo ovviamente è pubblicitaria, ovviamente per rilanciare un po' il marchio. Marchio che dal prossimo anno debutterà in Formula 1 con un proprio marchio personale, quindi rileverà in realtà la Stroll, e non solo, sta cercando di convincere il pilota della Ferrari, il pilota tedesco della Ferrari, a venire proprio a gareggiare con l'Aston Martin. E quindi staremo a vedere se Vettel accetterà questa idea, soprattutto perché alle spalle c'è Mercedes, quindi
Comunque si giocherebbe un po' in casa, in Germania, sull'asse Germania-Inghilterra, sull'asse Germania-Gran Bretagna, e quindi tutto questo fa molto ben pensare. Inoltre Aston Martin metterà in produzione un SUV che verrà molto probabilmente commercializzato a partire dall'anno prossimo, quindi ci sono tutta una serie di nuove idee, il nuovo amministratore delegato avrà molto da fare, si insedierà a partire dal 1 agosto e quindi c'è tutto un piano di rilancio da portare avanti e da portare avanti in maniera abbastanza veloce perché l'azienda ovviamente rispetto alle altre aziende del settore di auto di lusso comunque abbastanza importante è indietro considerando diciamo se vogliamo fare una considerazione su come sta andando e poi vediamo cosa intendo io. E intanto vediamo se si è ripreso il grafico, si è ripreso molto bene, andiamo a vederci un attimino il livello dei volumi, partiamo da qua dall'ultima salita, portiamolo qui e andiamo a vedere un po' cosa è successo. Allora, molto interessante, guardate qua. Abbiamo un POC, quindi abbiamo un price of control esattamente a 51 53 sterline più o meno. Qui siamo sul mercato inglese, ok? Quindi siamo sul pound. Siamo su 53 sterline. Guardate che il prezzo sta cercando, tra l'altro, di rompere la media 50 periodi proprio più o meno su quei livelli lì. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare inoltre, se guardiamo questo cluster, che la concentrazione di volumi maggiore è qua. E qua c'è una concentrazione di volumi abbastanza fiacca. Quindi, se dovessimo seguire questa indicazione, poi non basta solo questa, ce ne vogliono altre. Intanto dobbiamo vedere se mettendo il tick per riga. Ok, vediamo così abbiamo qualche informazione in più. Eccolo qua, guardate, precisa, precisa, il POC è sulla. Ah, ce lo disegniamo anche, lo mettiamo qui, eccolo qua. Eccolo qua, così, perfetto. E quindi abbiamo il POC esattamente qui a 55 e 15. Ok, molto bene, un pochino più su, diciamo a 57 più o meno. Proprio sopra la media 200, la media 50 periodi. Quindi cosa potremmo aspettarci da un punto di vista puramente strategico? Potremmo aspettarci che da qua potremmo entrare long, quindi facciamo questa ipotesi. Poi nessuno deve aprire le operazioni perché lo vede da me. Stiamo facendo della didattica e dei ragionamenti a voce alta, quindi stiamo cercando di capire un po' quale potrebbe essere una strategia. Potremmo aprire una posizione long qua con un target iniziale, quindi guardate qua, 122% sui 125 pound, mettere uno stop loss abbastanza corto. Per il momento potremmo metterlo uno stop al 42%, è un po' troppo. Diciamo che dipende un po' dal vostro profilo di rischio, il 15% potrebbe essere uno stop loss ragionevole, anche se abbastanza rischioso perché siamo su è un po' cortino, però visto come sta andando non si sa mai. Quindi diciamo potremmo entrare long su questo sulla conferma della rottura di questo POC qua e di questa media e long verso i 120 pound, quindi con un rapporto rischio abbastanza interessante, ma soprattutto con un guadagno del 122%, che significa che mettendoci dentro 1000 euro, fatevi due conti, potrebbe essere davvero un trade molto molto interessante. E questo lo terremo monitorati. Quindi per il mio amico che mi ha chiesto prima nei commenti sul canale YouTube cosa ne pensavo, questa diciamo al momento può essere la mia idea. Ovviamente dobbiamo andare a vedere anche tutta una serie di cose. Per il momento andiamo a vedere, per esempio, andiamo gli oscillatori, il MAC è abbastanza basso, il CCI invece è un pochino alto, non ha superato i 100, quindi anche questo ci fa abbastanza ben sperare. Mentre prendiamo il DMI che ci dice un po' com'è la tendenza del prezzo, e la tendenza del prezzo in questo momento è abbastanza fiacca, diciamo abbastanza piatta, quindi non c'è ancora un trend. E quindi se mai dovesse iniziare un trend qua, qui vedremo questa riga rossa alzarsi verso l'alto. Bene, per il momento è tutto. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Sono andato un po' lungo, lo so, non era la mia intenzione, ma c'erano tante cose da dire. E se avete domande o dubbi, chiedete sempre. Io sono ben felice di rispondervi. Come sempre, ci vediamo per i prossimi video, per i prossimi aggiornamenti. E mettete un like se vi piace il video, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, ovviamente vi dovete iscrivere al canale
e stay tuned and fingers crossed, buon weekend a tutti, ciao!